Noi presentiamo semplicemente una, vuole essere una documentazione della storia degli interventi di messa in sicurezza come sono evoluti nel tempo, partendo dai fenomeni più lontani, diciamo dal Friuli, da come si facevano le messe in sicurezza allora, quello che si è fatto dopo, quello che si è fatto a Napoli, quello che si è fatto quindi in Irpinia, quello che si è fatto in Umbria Marche e quello che si è fatto all'Aquila. Partendo dal presupposto che la messa in sicurezza per quanto ci riguarda è il primo passo per la ricostruzione. Quindi l'idea è sempre quella, noi conserviamo le cose, perché il mio mestiere è quello, questo lavoro è stato fatto per il conto del Ministero dei Beni Culturali, quindi per il Ministero che si occupa di questa, della conservazione. Prima si conserva quello che c'è e poi su quello che si è conservato si può capire come intervenire come, e cosa fare. Possiamo dire che all'Aquila si è messo a punto un sistema, un metodo? Diciamo che all'Aquila si è perfezionato un metodo che è del tutto nuovo in qualche modo, cioè così esteso, così diffuso, così razionalizzato non è stato fatto nessuno. Anche in Umbria Marche eravamo ai primi passi di questa operazione. L'abbiamo esportata prima in Giappone, poi, prima in Giappone, poi negli Stati Uniti a Boston, all'università, e quindi è un discorso che è servito per far conoscere quello che si poteva fare in Italia su questo tipo di argomenti. Questo convegno giunge a pochi giorni di distanza dalla vicenda chiusura o non chiusura di Colle Maggio. Lei che opinioni ha in merito? Il concetto è sempre questo. Colle Maggio è un edificio che è stato messo in sicurezza ed è, ha subito scosse fino al quarto grado senza subire danni ulteriori. No? Quindi la messa in sicurezza per quello che doveva servire ha funzionato. È ovvio che tutti questi lavori sono lavori di tipo provvisionale, non è un lavoro definitivo. Quindi vanno fatti interventi di controllo e di manutenzione. Hanno una durata nel tempo che è limitata, nessuno può pensare che con due tiranti e un po' di cavi d'acciaio fa una cosa che poi rimane nel tempo, a meno che non sia il ponte di Brooklyn. Lo stesso problema si pone per tanti edifici del centro storico, alcuni sono stati anche parzialmente aperti, ci sono ragazzi che li frequentano tutti i giorni. Sua collega mi ha chiesto se non avrei mandato mio figlio in uno dei babbi e gli ho detto che ci sarei andato anch'io. La sicurezza assoluta non esiste, con Colle Maggio oggi come oggi affollarlo di persone a distanza di 4 anni dal terremoto, dopo che per 4 anni non erano state riviste le messe in sicurezza. Io segnalai al sindaco l'anno scorso che le fasce e le catene erano comunque ormai lente e bisogna intervenire. Quindi è un discorso che a quel punto richiede una manutenzione. Quindi poter pensare di risolvere tutto per sempre, con una cosa che è provvisoria, è impossibile.